Ciao a tutti e benvenuti nel terzo episodio della serie incentrata sul Lock Room di Pokémon Marron Merda 2. Allora, ci eravamo lasciati qua dopo aver conquistato la nostra prima medaglia contro Luca Giurato e dopo aver fatto evolvere per la prima volta un Pokémon, in questo caso il Pokémon Starter, ovvero Stronzo, che si è... Vabbè, tanto vi pigio, intanto leggo. Che si è... forza di volontà... che si era appunto evoluto il Mr. Enki. Niente, tanto qua, come avete visto, abbiamo preso forza di volontà dall'assistente assistente del professor Oak. E niente, andiamo avanti. Ok. Ma però sarebbe lo scherpe da corsa, quindi vado più veloce. C'è un bigliettino. E nomi, spulcino mio, ti ho mandato un po' di forza di volontà attascabile. Sono lontana, ma ti penso sempre. Ti prego non tornare, baci la tua mamma. Ok, se premo B, vabbè, vado più veloce. Eccoci qua. Iniziamo un po' a sfidare qualche allenatore. Patrick. Di SpongeBob. Mega Pun, mai su da sempre, sperando un fallisca, come purtroppo è successo nei precedenti episodi. Allora, azione, vai. Ora c'è Oddish. Ma perché è così? Ma perché? Ale, livello 17. Buono. Allora ragazzi, qua ci sono svariati allenatori. Io direi di, per quanto riguarda il video, no? La registrazione, di saltarli. E niente, ci vediamo poi dopo. O eventualmente se dovesse succedere qualcosa mentre sfido allenatori, chiaramente lo faccio vedere. A dopo, via. Allora, abbiamo sconfitto tutti gli allenatori che ci sono stati nel nostro tragitto. Sono arrivato a nuovo bordello che si trova prima della grotta. E niente, fra l'altro abbiamo incontrato un nuovo, diciamo, Pokémon. Adesso aspetta un attimo, lo faccio vedere. La scimmia bella di Griffin. Comunque andiamo avanti, entriamo nella grotta. E se dovesse essere piena di Pokémon di tipo roccia o terra, insomma, Pokémon comunque deboli all'erba, metteremo Bello Sprout primo. Saranno sopra loro? Sì. Chi sono io? Vabbè, solo sei te. Vai Patrick, bordalo. Ale, vai. Monteluscio. Un lavoletto. Ah, io ho Pedober, ma cosa ci fa? Oh, menati. Vai, azione. Ale, vai. Mister Enki sarà a livello 20. Ah, io impara a profumino. Mi immagino. Ah, io ho 47 mosse insieme. Vediamo. No, a parte una trasformazione più utile secondo me di provocazione. Allora, ho sbagliato. Sì. Ora no e poi sì. Vai. Ma io ho quel Team Rocket. Rivoluzione. Ah, rivoluzionario, un attimo, Rocket. Bene, è il turno di Viewstel, chi è? Non è Diglett. E allora metto Bello Sprout. Sì, nel frattempo, con la scusa della superiorità del tipo erba sui Terra, questa serie, l'alleno. Buon magnitudo 9. Dio, buono, non morirà a me. Ma ci è mancato poco. Frustata. Frustata, non mi lascia dire.
Oh, è morto, Maria, è Macanede. Boia. Boia di. Accidente, la miseria. Volevo allenare un pochino, è morto. Accidente a Viuste. Azione. Ecco. Saperlo prima. Accidente a me di. Smigo. Oi oi. Mega pugno, perché Smigo lo vede abbastanza potente. Diabone è fallito. Schizzo. Addio. Ale, vai, morto. Va avanti, esperienza. Prossimo. Un po' di Zubat. Che cazzo è? Capisci cosa sia. E è morto. Vai. Ma già posso correre più veloce, me l'ero scordato. Un po' di Zubat. Configgo solamente per cercare di salire prima di livello. Una volta saliti al 21, basta. Siamo in suga, andiamo. Sì, che miseria, no, non conviene, via, non conviene perderci con Pokémon selvatici. Ma di là cosa c'è? Che io vado. Qui c'era un altro team rivoluzionario, via. Ma io, chi è? Shadow, ma quello è quello di Kingdom Hearts. Vai, muoia. Vediamo se almeno lui mi può dare. No, 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 meno male. Un po' più di esperienza. Vai, Ale. Livello 21. Buono così. Sciopero, qui non si passa, davvero. Ma perché questi nomi lì? Dove? Ma dai. Oi oi. Allora, andiamo via. Un po' di Zubat un'altra volta. Andiamo un po'. Livello 11 dovrebbe essere abbastanza fattibile. Andiamo bene. Vai, sì. Sgomento. E un KO. Chi sarà l'altro? Gloom. Perché è gonfio. Mega pugno, vediamo un po'. Dio buono del peccato, è rimasto un pezzettino. Vabbè, te dovrebbe morire. Vabbè, vai. Basta la vittoria sempre. Sì, da qui. Proviamo con Megafone un'altra volta. Bella roba, vai, KO con un colpo. Bloom un'altra volta. Guardiamo anche l'azione. Eh no, c'ho le Megafone, via. Sperando un fallisca. Come spesso è capitato. Meno male, vai, dovrebbe essere morto. Dio buono. Già, quell'altra era l'11, è vero, questa è 13. Vai, azione, e ora sia. E dai, che palle, è fallito. Vale, ora sì, vai. Peccato per Bellsprout che è morto.
che ogni tanto se no lo potevo usare per fare così un po' di esperienza. Non ci volevo. Lotta dura senza paura. Sono due anche lui. Allora smigolo un'altra volta. Mega pugno. Ho levato metà. Ora dovremmo utilizzare sta mossa e sperare che fallisca. Disegna schizzi mega pugno. Vai mega pugno, vai vai vai. Ale, a regola morto, no? Yes. E si sale anche di livello, bene, 22. Buono così. Vai. Un po' di Zubat dovrebbe bastare azione. Regola, almeno metà vita ne levo, sì. Argomento. Vai. Ale. Però c'è lo scienziatino. Ehi, giù le zampe. Allora, giù il famoso fosso del Monte Lucio. Ci serve per gli esperimenti. Ma gli scienziati di solito hanno dei Pokémon abbastanza noiosi, nel senso. Ma io ho Infern Ape. No! È l'Apino! Che bello! È l'Apino Baffo! Che geni, ragazzi, che geni. Dai, vai, Ale. Poi chi c'ha? SpongeBob! E a parte è vero, se prima si è visto Patrick è giusto che ci sia anche SpongeBob. Vai, oltretutto anche Roccio Scudo, accidente a loro. Abbia bisogno di usare Mega Pugno, sperando che come sempre non fallisca. E andiamoli. Addio SpongeBob. L'ultimo è Quagmire. Sì, comunque alcuni ora con precisione non me le ricordo quale siano, però alcuni sono quelli che c'erano nella prima edizione del gioco, nel senso nel primo capitolo, nel Pokémon ero merda 1, insomma. Quagmire c'era. Cioè mi ricordo lui, Pedobear, poi come già dissi nei precedenti video, il bordello, insomma qualcosa di preso, ma è giusto così perché sono carini ugualmente, sono decenni ugualmente loro. Comunque siamo saliti al 23. Vai Miguel, bene, prendilo pure tu, tanto ne abbiamo altri. E allora cosa mi rompi le palle? Attento, quel fosse di Mani Sbalestra è un disastro, ok. E fermo lì. Aio Lupo Lucio! Questo fosse è il mio buhaha. E spargi pure la voce. Tono cartone è tornato in città. Aio. Chi è? Shaggy Scoob, ma perché? Qualcosa ci combinano poi. Cioè proprio non ci vai a pensare che ci possono essere questi personaggi qui. Tanto è bello, antidoto. Allora devo tornare indietro. Dove devo andare? Allora io ho un po' di Zubat. No, stavolta scappo perché tanto mi dà un po' esperienza e fra l'altro ce n'ho po' per poter salire al 24. Provo ad andare di là. Però va bene. Allora, eccoli. Shaggy Scoob. Voglio provare a sconfiggerli. Magari di abbono. Magari comunque danno bene di esperienza. E poi se muoiono. No. Schianta ancora. Azione, vai. Ale, vai. Vediamo quanto danno esperienza. Se ne è valsa la pena. Per essere livello 9 237 non è male, come esperienza. Ancora un po' di Zubat. Possiamo anche scappare.
Vabbè ragazzi, intanto io guardo un po' se riesco a trovare la strada giusta. A meno che non sia questa lì. Io sono sceso da qui, no, così salgo. Ok, forse l'ho azzeccata subito. Buono, sì. Siamo usciti, bene così. Loro cosa fanno? Lasciando già, però. Sì, non capace, in realtà ce l'ha di già. Invece lui da mega carcio, quasi quasi mega carcio. Dopo imparà. Mister Enki. Perché non capace? Ma cane. Una Pokéball qui. Ne metti 0,5. Vuoto. Bella merda. Mamma garbata. Oh, is, via. Ora non si può più tornare indietro. Posty Town. Stai creando un'enciclopedia su Pokémon, interessante. Lascia che raggiunga la lista delle cose di cui non mi frega un cazzo. Te invece. Bello, un giorno leoni che è 1000 da 100. Bravo. Andiamo al bordello, vai, andiamo a curare Pokémon. Sì, vai. Io quasi quasi, ragazzi, proverei a battere la palestra. Che se è comunque, cioè se ha Pokémon chiaramente modificati e diversi da quelli originali, però che sono dello stesso tipo di quelli che troviamo nella vera edizione di Pokémon, al regola bella Sprout potrebbe dare il filo da torcere, perché è di livello erbo, bisogna vedere solamente il livello. Un consiglio, non me ne fotte le cose. Proviamo a vedere se ce la facciamo. Se ce la facciamo, bene, altrimenti terminiamo il video, perché forse è durato troppo. Non lo so, come sempre poi bisogna vedere i tagli e fare oh, bla bla bla. Ricorda, due punti. Andare a letto con qualcuno è molto diverso che scambiarsi mi piace su Instagram. Vediamo un po' se è bello Sprout, mi fa qualcosina di buono. Patatamon. Ma sarà d'acqua. A vedere. Al 16 non è così tanto alto, rispetto a bello Sprout. Madonna che palle, no. Non ci combina niente con l'acqua. Alla metà Mister Enki. Speriamo che almeno la capo palestra, io ho detto là perché il tempo c'era Misty, cioè anche l'originale c'era Misty, quindi non so se hanno cambiato anche il sesso del capo palestra. Mega pugno, e ti prego non fallire, buono, vai. Come ne avevo tantissimo la durata, eh? Ah, tanto bello sulla testa lisa, buono. Sheldon, come sarà? Fate scelta ragazzi. Di ben teori. Come sarà di idioso? Di tipo. Ci riprovo con bello soprattutto. Che cazzo è? Vabbè, comunque a regola dovrebbe essere d'acqua rabosi. Quindi bello sprout, infatti. Può levare tanto. Sì, vabbè, anche la difesa che aumenta. Non può pararti dalla sconfitta. Infatti livello 15, dai che si sale. Chissà se al 16 si evolve. Bella sonnifero, buono. Buono, buono, buono. E un andato. Bene così. È un uomo il capo palestra. E sono veramente curioso di chi è. Ricorda, le cose belle non durano un cazzo, grazie. Comunque sono perle ignoranti ma vere, eh. Federica Picknicker le vuole perdere. Shadow. Ah, quello del coso. L'Heartless. Sì, era Heartless, vero? Sì. Vediamo un po' se è frustata la qualcosa. Non male, l'ipnosi è fallita. No, non era abbastanza. Mettiamo Mister Enki. Che cazzo è? Dai. Ma la metto sonnifero. Magari si addormenta. Che cazzo mi ha addormentato prima lui? Mangia sogni, fatto la giraffa, no? Infatti.
Strano. No. Dai. Maremma canede. Boh, incubo. Ragazzi, mi sa che muoro. Intrappolato in incubo, mi leva. Maremma canede. Ma cerchiamo almeno di sconfiggere lui e poi si va. Se ce la facciamo, probabilmente no. Al bordello a curarci. Dai, svegliati! Accidenti a Shadow, maledetto. No, ragazzi, avevo detto che finiva il video, ma ci voglio riprovare. Ormai ci voglio riprovare. Voglio arrivare almeno al capo palestra e vedere che Pokémon c'ha. E eccoci qua. Guardiamo se almeno stavolta riusciamo a sconfiggere Shadow, che dà parecchia noia. Mega pugno. E andiamo. Diamo un bacio. Ci riprovo con Mega Pugno e andiamo lì. Adesso, eccoci qua a capo palestra. Fatemi rimettere bella Sprout primo. Perché credo e spero vivamente che i suoi Pokémon siano d'acqua. Almeno la maggior parte. Ciao, sono Francesco Le. No, sono Francesco Sole, adoro WhatsApp. Cazzata. Ah, è Francesco Sole. No, davvero, in realtà lo adoro, credo sia utilissimo, ma sarebbe più bello rispondesse. Sole, cazzo, metti una virgola, perché spazio, mi scivo un cazzo delle decine video, meno male. Aspetta, devo scrivere uno stato su Facebook. Ricorda, chi fa da sé fa per te. Ha scritto che non ce l'ho fatta a leggere. Ma perché tu ti devi ricordare le cazzate che dici? Lottiamo o no? Sono 2 minuti in questa palestra e già ne voglio di ingerire il cianuro. Sole. F. Sole con palestra vuole perdere. E tu non hai WhatsApp. Ma perché? Che cazzo è? Oh, sonnifero per sicurezza. Vediamo se riusciamo almeno a addormentarlo. Vai, buonanotte WhatsApp. Allora, guardiamo quanto rileva frustrata. Frustrata, merdi. Che sono due cose diverse. Vediamo un po'. Vi lava una sega, quindi sarà il caso che fa l'arte d'ordine di mettere Mister Hanky. E di dargli, sperando non fallisca, un bel cazzottino nel viso. Parte un'icona, vabbè. Mega pugno, vai. Andiamo un po'. Anche troppo. Dio buono, si è svelato WhatsApp. È tornato online. Che battuta di merda. No, dai. Di americano lui, eh. Boia. Superazione. Dai, rifalla. Dai, che muore. Sbang. Il ritorno offline. Sì, mi verrebbe a dirlo, lo dico. Sarà post-it. No, lasciami stare anche. Non ti prego. Oh, a parte a livello alto. Boia. Mega pugno. Dio buono, speravo li potesse levare di più. Che cazzo siamo addormentati. Ma c'hanno tutti ipnosi sti Pokémon. Accidenti a loro. Foglia lama, potentissima in realtà. Quanto stronzo, ma non aveva poco. Ok, stronzo c'ha una bella difesa, almeno, sembrerebbe. Sì, stronzo, Mister Hanky, sì, ormai è rimasto. Cazzo, svegliati! Più veloce il post-it di Mister Hanky, eh. Vai. Facciamo un po', zaino. Cazzo, non c'è più pozioni. No, invece no. Riusiamola, ma è come se fosse inutile, secondo me. Ancora foglia lama. Quanto ne leva? 32 passa a 20. No, ce la dovremmo fare. Dai, ma per davvero? Dai, che palle. Dai, via. Grazie. Bravo. Complimenti. Sei bello svegliato, voglio.
E invece sì! Abbiamo Mr. Hankey! Oh mio Dio, che culo! Dei, però c'ha 7, probabilmente muore, a meno che non ci sia qualche Pokémon fattibile, ecco. Guardiamo un po'. Buono, livello 24 sarà. Dub check. Cos'è? Fatemi vedere cos'è venuto fuori. Doppia spunta. Oh, allora il chi era? Il professor Oak, quello che va all'inizio, non me lo ricordo. Allora aveva ragione quando disse nella presentazione: questo è un Pokémon. Effettivamente sì. E andiamo di con un gran culo, almeno stavolta. Abbiamo sconfitto il capo palestra alla prima. Sì, perché è la prima volta che si sfidava. Anzi, che si è sfidato, quindi. Ciao Checchino-san. Ah, ma allora mi riesci a leggerlo? Ma allora sei arrivata la doppia spunta blu e non mi hai risposto. E andiamo. Allora io credo che le persone che ci deludono possiamo perdonarle solo due volte, la prima volta dicendo vabbè, eh? Fatto così, c'ho voglia di leggere. Letto solo vaffanculo. Dicevo un post-it, bene. Voglio mettere il cazzo di fare. Allora, fatemi vedere questo è il post-it e poi andiamo a curare Pokémon e poi ragazzi finiamo il video, arriviamo alla conclusione. Cos'è il post-it? È la medaglia? No, o sì? La medaglia, vabbè, seconda medaglia, anche se non te lo dice, ci vuole senso. Forse è un MT? Non lo so. Idropulsa, probabilmente sì. Chiaramente non la pomperà nessuno, strano. E niente, via, andiamo a curare Pokémon e poi, come ho detto prima, arriviamo alla conclusione, anche perché è da una mezz'oretta abbondante, credo che io stia registrando. Non lo so, vabbè, poi vediamo un po' quanto ne verrà fuori. Eccoci qua. Andiamo sul bordello, bla bla bla. Yes. Tendellina, sì, come se fosse il telefono. Arrivederci. Quindi eccoci qua, ragazzi. Siamo a Post-it Town. Abbiamo conquistato la nostra seconda medaglia. Combattendo contro Checchino-san aka Francesco Sole. E niente, quindi arriviamo alla vera conclusione. Come sempre vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero la serie di Pokémon Marron Merda 2-2. Via ragazzi, vi ringrazio della visualizzazione come sempre e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!